Nel pieno del suo svolgimento, l'iniziativa Città del Gioco, che vede Jesi come una delle città partecipanti. Siamo andati a vedere come stanno andando le cose, lo chiediamo ad una delle organizzatrici di questo evento. Meglio di come ci saremmo mai potuti aspettare. Stanno andando veramente alla grande, c'è stata tantissima gente, tuttora c'è tantissima gente, speriamo che ce ne sarà ancora di più, soprattutto nel fine settimana, che sarà il race finale per riuscire a vincere il titolo di Città del Gioco 2012. Nel pomeriggio abbiamo più bambini, tra i 4 e i 12-14 anni, la sera ragazzi, adulti, però diciamo che i bambini vengono con le famiglie e si fermano a giocare anche i genitori, quindi l'evento è riuscito a coinvolgere un po' tutti. Abbiamo famiglie con bambini che vengono puntualmente tutti i giorni, pomeriggio, sera, i genitori tornano la sera per giocare anche con i loro amici, si sfidano. Come funziona in pratica? Praticamente ogni partita che viene giocata viene fotografata, la fotografia viene registrata dalla Hasbro e dà un punteggio a seconda della difficoltà e della lunghezza del gioco, la città che accumula più punti vince il titolo. Le fotografie vengono inviate tutti i giorni e registrate mano a mano. Ci stiamo contendendo il titolo della prima posizione con la città di Gaeta, per il momento ci altaleniamo un po' noi, un po' loro, speriamo di distruggerli sull'ultimo. Qual è il gioco più gettonato? Forza 4 e Monopoli. Da noi va anche per la maggiore Cluedo, si vede che a Jesi il brivido e i detective vanno alla grande. Quasi tutti fanno la prima partita al Monopoli, il classico da sempre, però poi dopo anche Cluedo, anche giochi che magari tipo affonda la flotta, che ci giocavano agli albori da bambini. Però i bambini sono quelli che si buttano di più nei giochi che non conoscono. Saremo qui domani dalle 4 fino a mezzanotte, domenica dalle 4 fino alle 11 e venite e aiutateci a vincere il titolo di Città del Gioco.